Ehi tu, sai con che cosa ho fatto questo fantastico braccio idraulico? L'ho fatta con la X-Tool S1. Vieni che te ne parlo di nuovo. Andiamo. Ciao a tutti, benvenuti su Cosmo Channel. Ho di nuovo qui la X-Tool S1. Perché sono di nuovo qui con la X-Tool S1? Semplicemente perché da quando ho recensito questa macchina ad oggi, questo è l'ultimo lavoro, questo capolavoro, qualcosa di meraviglioso. L'ho usata praticamente giornalmente perché Natale si avvicina, i gadget sono stati veramente tanti, i regali per amici e parenti, non ha mai smesso di tagliare e incidere per un solo giorno, forse ho saltato un paio di giorni. Ho preso il mio foglio Excel e ogni giorno che venivo qui a tagliare e incidere prendevo il tempo di utilizzo e sono arrivato in poco meno di un mese a ben 100 ore di funzionamento tra incisioni e taglio preciso. Io spesso e volentieri taglio più che incidere, quindi molte di queste ore sono dovute al taglio, utilizzando sempre impostazioni simili perché i miei pannelli sono sempre quelli, sono pannelli di multistrato da 4 mm. Il 4 mm con questa macchina si taglia tranquillamente a una velocità di 10 mm al secondo con una potenza dell'85%. Quindi bene o male erano queste le impostazioni che utilizzavo. Ora mi direte, ma mo Simone che minchia vuole? Beh, oggi vi faccio vedere cosa ne è rimasto di questa macchina dopo 100 ore di funzionamento. Considerate che io non l'ho mai, assolutamente mai pulita, a parte la parte sottostante che dopo che si taglia tantissimo si viene a formare una specie di melma che va a bruciare molto di più, a fare tanto fumo. Quindi quella la pulivo, non dico giornalmente, ma ogni 2-3 giorni. Il resto non l'ho toccata. Quindi, video di oggi, come effettuare la manutenzione sulla X-Tool S1, ma soprattutto cosa ne penso dopo un mese di utilizzo così intenso. Partiamo da quello che penso di questa macchina dopo un mese di utilizzo intensissimo. Prima cosa di tutto, X-Tool mi ha ascoltato. Praticamente se andate a vedervi la video recensione di questa macchina, dicevo che c'era un difetto, che era quello della ventola di aspirazione che si spegneva troppo presto e non era possibile aumentare questo tempo. Cioè, una volta che la macchina ha finito, la ventola rimane accesa per 10 secondi, ma spesso, anzi quasi sempre, questi 10 secondi non sono sufficienti per togliere tutto il fumo che c'è ancora dentro la camera. Ecco, X-Tool mi ha ascoltato, adesso con il nuovo aggiornamento del firmware è possibile settare a piacere questo tempo. Io infatti ho impostato questo tempo a 20 secondi, che secondo me sono più che sufficienti per togliere tutto il fumo, questo per non aprire e avere questa vampata di fumo che non era stato ancora aspirato. In questo mese ho anche imparato ad usare molto bene il software della X-Tool, questo perché la S1 con la sua messa a fuoco automatica, ma soprattutto con la messa a fuoco 3D e con tutte le sue funzioni, lavora meglio con il software della X-Tool. E devo dire che si può tranquillamente utilizzare quel software come disegno CAD, ma circa un decimo delle funzioni di Lightburn. Quindi il mio consiglio è quello di utilizzare Lightburn per progettare e disegnare. Una volta fatto questo, si può esportare il file in SVG e caricarlo sul software della X-Tool, e una volta fatto quello si può poi lavorare tranquillamente. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che abbia il suo box ed è veramente comodissimo. Sì, ok, si può usare quel box di plastica messo su, ma è tutta un'altra cosa, si perde molto meno tempo, si apre, si mette il pannello, si chiude e si fa tutto, è veramente comodissimo. Quindi io non potrei più fare a meno di un laser che non abbia già un suo box interno.
integrato. Un'altra cosa che mi è piaciuta è la possibilità di effettuare il framing premendo il pulsante lì davanti, questo perché a volte il computer ce l'ho spostato, quindi ogni volta dovevo cliccare su ok col computer, tornare e guardare, ma era già partito. Quindi avere un pulsante e guardare velocemente quello che sta succedendo e sistemare il pannello in base al frame è impagabile. Questo pulsante è veramente comodissimo, a meno che non avere il computer proprio di fronte, ma io generalmente ce l'ho sempre spostato. Quindi pulsante ok, pulsante ottimo anche per avviare la lavorazione. Una volta che si manda in lavorazione qualcosa, se prima non si preme il pulsante, questa non parte. E questo è ottimo proprio perché io ho il computer lontano, ogni volta se c'è qualcosa che non va nei primi 2-3 secondi non me ne accorgo, e a volte si brucia anche un pannello perché si è sbagliato qualche impostazione. Premendo il pulsante possiamo veramente vedere subito dove si sta spostando, se si deve spostare lì o no. Quindi pulsante ok, adesso basta. Credo che si sia capito che questa macchina la adoro, diventerà ormai la mia macchina. Non la venderò, la terrò qui, venderò la X-Tool da 10 watt che mi ha accompagnato fino ad oggi, perché questo è tutto un altro mondo. Il mio consiglio è: acquistate la 40 watt. Tagliare un pannello da 3 mm a 16 mm al secondo è qualcosa di impressionante, si fa veramente subito, e anche incidere a 600 mm al secondo con una potenza dell'80% è di una comodità pazzesca. Qui ho vari prodotti che mi servono per pulire completamente la macchina, che adesso starà ferma per un po' di tempo. Io vi consiglio di pulire la macchina ogni volta che si utilizza, la pulizia più profonda almeno una volta ogni 10-15 giorni, in base naturalmente a quanto si usa. È molto importante pulirla perché una macchina pulita lavora meglio. Vari prodotti, partiamo dalla pulizia del piano di incisione. Uno sgrassatore, della carta industriale, e si pulisce. Prima di partire con la manutenzione della X-Tool S1 vi faccio vedere quali sono le sue condizioni dopo 100 ore di funzionamento. Il nido d'ape naturalmente è sporchissimo, e questo qui comunque ho visto anche di peggio, e questo comunque può tranquillamente lavorare ancora così, infatti non lo pulirò. Naturalmente ci sono vari pezzi della lavorazione che ho effettuato. Il piano è pieno di una melma che si crea quando si brucia del materiale, quindi questa si va a togliere tranquillamente con un po' di sgrassatore. Il laser, che si vede poco perché c'è tanta luce, è un po' sporco. Guardate qui, è un po' sporco. Andiamo a vedere la parte dell'ugello, quindi svitiamo qui. Sganciamo il modulo laser, sganciamo tutto e ve lo faccio vedere. Le alette delle ventole sono piene zeppe di incrostazioni. Adesso la parte principale, la parte più importante, vediamo la lente di protezione del laser. Come vedete, nella parte centrale ha una sorta di parte meno lucida, quindi questa lente naturalmente sarà da pulire. Per il resto l'ugello invece, l'ugello si è comportato molto bene, non è assolutamente sporco. Per il resto le guide funzionano ancora perfettamente, le cinghie sono tese perfette, quindi non devo toccare niente. Faccio un controllo di tutti gli assi che scorrono veramente molto bene. Per il resto non trovo nulla che non va. Quindi passiamo alla pulizia. Qui ho un po' di prodotti che mi serviranno per pulire la macchina. Questo discorso vale per tutte le macchine, tutti gli incisori laser, quindi questa parte del video guardatela anche se avete un altro laser. Partiamo con la pulizia della parte interna e anche del pannello a nido d'ape. Questa non è naturalmente una pubblicità, io utilizzo lo sgrassatore universale, quello della Chanteclair, funziona benissimo, squadra che vince non si cambia. Quindi questa lo utilizzerò per la parte interna. Mentre per la parte esterna, che comunque è piena di polvere, anche la parte interna dello sportello si è un po' opacizzata perché è sporco di fumo, utilizzerò uno spray tipo Vetril, funziona perfettamente anche sulle plastiche, quindi utilizzo questo. Fate attenzione, la plastica dello sportello si riga facilmente, quindi non utilizzate carta industriale per pulire, o comunque lo Scottex per pulire questo sportello, perché si righerebbe. Dovete usare un panno
sono in microfibra, se ne trovano veramente ovunque. In descrizione vi lascerò il link dove acquistare un bel po' di questi pannetti. Panno in microfibra, pulisce bene e non riga, mentre l'alcol isopropilico lo utilizzerò per pulire la lente di questo laser e anche per pulire la parte esterna del laser. In più, la mia manutenzione preferita mensile è quella di ingrassare le guide dove scorrono i cuscinetti. Quindi X-Tool ci dà questo tubetto di grasso siliconico che funziona perfettamente. Un pennellino per pulire internamente quando si passa l'aspirapolvere per togliere la polvere quella più grossa. E quindi dai, andiamo a pulire tutto. Lascio agire qualche minuto. Questo è il risultato del primo passaggio. Ok, la parte interna l'abbiamo pulita. Pulisco anche le guide. Pulisco anche la striscia LED. Questo è quello che è uscito dalla striscia LED. Quindi occhio a pulire bene la striscia LED. Pulisco anche quella dietro. Dietro ci sono anche, sia dietro che davanti, i sensori antincendio e li vado a pulire. Striscia LED, come vedete, comunque è da pulire per bene. Se ce l'avete, anche un po' di aria compressa. Così. Mi pulisco il vetro. Perfect. Adesso mi pulisco il laser. Prima cosa di tutto gli vado a togliere questo e gli vado a togliere anche la lente. Si svita con le ditina, basta non toccare la lente con le dita, vabbè, finché è sporca si può toccare. Vado a controllare che la lente principale del laser non sia crepata oppure sporca, ed è perfetta. Quindi questa la lascio lì e mi vado a pulire la lente. Vi faccio vedere le condizioni dopo 100 ore. Prendiamo un cotton fioc che io non ho, quindi utilizzerò questo cotton fioc fatto a casa. Un po' di alcol isopropilico e lo vado a pulire. Non c'è bisogno di fare fortissimo perché tanto si pulisce velocemente. Con un cotton fioc o un cotton fioc fatto in casa pulito, cioè asciutto, lo andiamo ad asciugare. Come vedete, la parte opaca centrale è sparita, quindi me lo rimonto. E gli do una pulita qui. Ok, pulisco anche il foro dell'ugello, che era comunque abbastanza pulito. Mi pulisco
il secondo laser di puntamento, e basta, e gli do una pulita esterna a tutto il laser con alcol isopropilico, va benissimo. Non usiamo magari roba di qualcosa che contiene acqua, perché comunque ci sono i connettori elettrici e se ci va dell'acqua poi facciamo danni. Adesso mi vado a smontare la griglia per pulire per bene tutto quanto. Vi faccio vedere come sta combinato, guardate, è un po' sporco sia qua, guardate le ventole. Non usate mai l'aria compressa sulle ventole perché le va a rovinare. Quindi partiamo da qui, mi spruzzo un po' di Chantecler e lascio agire. Mentre questo agisce, mi vado a pulire con un po' di carta piano piano le eliche delle ventole. Proprio incatastato, proprio duro. Uso questo pezzettino di legno, così non faccio grossi danni, e mi vado a togliere la parte più dura. Adesso con un po' di aria compressa vado a pulire le ventole. Vi ho detto prima, non usate l'aria compressa, infatti non le dovete usare in questo modo, facendo girare poi le ventole. Le ventole producono della corrente che va poi ad alimentare il laser anche se scollegato. Quindi noi, tenendo bloccate le ventole con due ditina, e vado a pulire. Come vedete non stanno girando le ventole. Ecco fatto, anche della parte sottostante. Continuo con un po' di pulizia e vediamo se si toglie qualcosa. Diciamo che meglio di prima sta. Non forziamo molto sulle palette perché sennò roviniamo le ventole. Comunque ecco, così dovrebbe andare bene. Mi finisco di pulire questo qui. Nel frattempo lo Chantecler ha fatto il suo dovere. Perfetto, come vedete è pulito, è perfetto e lindo. Adesso mi rimonto tutto e vado a mettere poi il grasso. Iniziamo ad ingrassare l'ingranaggio dell'asse Z. Quindi vado a mettere un pochettino di grasso qui. Non tanto, naturalmente. Poi ingrasso queste due guide. Ne metto veramente pochissimo di qua e pochissimo di qua. Ingrasso anche quest'altra guida dove c'è la molla di ritenuta. Ok, perfetto. Adesso passo a quest'altra guida dell'asse X. Ne metto un pochettino, sempre poco, e con il ditino lo vado a spargere. Sempre poco, l'eccesso lo vado a togliere col dito. Perfetto. Qui sotto ha anche un'altra guida uguale a questa, e quindi metto un po' di grasso sul mio ditino e vado a metterci su tutta la guida un po' di grasso, ripeto, non tantissimo. Faccio la stessa identica cosa per la guida dell'asse Y. Quindi metto un po' di grasso sul ditino che vado a spargere su tutta la guida. Io la guida prima l'ho pulita passandoci un po' di carta industriale. Vado fino in fondo, tolgo l'eccesso, metto un altro po' di grasso e vado a ingrassare la guida che sta qui sotto, che è praticamente uguale a quella di sopra. Faccio anche questo qui. Mi attacco il connettore, il tubicino, aggancio e posto. Ok, mi monto il sensore, questo qui. Questo non gli ho fatto niente perché è praticamente pulito.
Ok. Quindi con una semplice pulizia ho ridato vita a questa macchina che ha lavorato 100 ore, ha lavorato neanche tanto, perché queste macchine, se vengono sfruttate in un anno, lavorano migliaia di ore. È importantissimo lubrificare le guide di scorrimento dei cuscinetti, perché essendo dei cuscinetti in acciaio che corrono su una guida in acciaio, se questa non è ben lubrificata, acciaio su acciaio, si crea un forte attrito. Quindi basta veramente pochissimo grasso e tutto si risolve. In descrizione vi lascerò il link dei vari prodotti che ho utilizzato io per pulire questa macchina. Si trovano tranquillamente in tutti i negozi di casalinghi. In più vi lascio anche il link su dove scaricare il file, naturalmente a pagamento, non l'ho creato io, sarei troppo bravo a creare questa cosa, di questo braccio idraulico. È di difficile montaggio, però dà grandi soddisfazioni. Niente, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, altrimenti mazzate per tutti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!